Cioè, io spero, noi spero siamo... che qualcuno abbia il coraggio di dire effettivamente che è una cultiva. Ma secondo me no, anche perché è un terreno agricolo, cioè, questo. Lei è un contadino del posto. Allora, questa scuola è nata nel 90, sì, ma è un terreno agricolo, lei sapeva che è un terreno agricolo questo? Non lo so, questo... E ve lo dico io, ce l'ha detto il comune, un terreno agricolo. E non è stato nominato terreno per servizio, per scuole, no, è rimasto agricolo. E qui comincia l'area industriale. Cioè una scuola di bambini della scuola materna sta vicino. Hanno fatto un esproprio, ma come bandiera l'ha stato. Noi ci ricordiamo. Da l'anno scorso, fino a oggi, ancora non pagano e non lo so. Ma un esproprio per... No, questo no, questo è diverso. No, no, quello terreno al... questo, all'altra parte della strada. Sanno questo tutto. Sì, là è zona... Si è allargata, era agricolo, quindi è stata allargata l'area A, si è avvicinata a questo agglomerato di case di polvere cadinola. Senta, ma c'è ancora polverone di polvere? Ma la polvere è stata per tutti, io venivo 3-4 giorni fa, quando c'era il vento, ma è una cosa pazzesca, non si vedeva più. È un terreno molto... Ma lei ha qualche nipote qui a scuola? Io ho i miei nipoti, sì. Sì. Come stanno? Ma stanno bene, però quando tiro questo vento non vengono a scuola. Ma restano a casa? Questo fa paura. Quindi i bambini restano a casa quando c'è il vento? Certo, perché hanno paura, perché il vento è forte. Ma hanno paura perché? Perché si alza una lamiera, quella è di taglio. Perché c'è la lamiera? Una lamiera, a volte il vento forte, si cava in una. Ma la lamiera ci può stare dovunque, dico, la cava dà fastidio con le nuvole. Sapete, meglio e meglio, anche i bordelli se state fatti, comunque continuate a sparare, a buttare brecciame da sopra. Quando tirano quello brecciame giù, sì. E là è una cosa che sembra spaventosa, si creano dei polveroni. Si creano. Ma gli innaffiatori li usano? Ma un innaffiatore a quel momento, ma poi comincia a uscire. Quindi voi dite, quando sparano usano gli innaffiatori, sì. Poi si fermano gli innaffiatori e scende poi la... diciamo così, la montagna, diciamo, di Precito, come l'avete chiamato voi, che genera polvere, eh? Ho capito bene. Polvere dentro, non diciamo, quando si muove questo brecciame, la polvere ci sta sempre. Senta, la qualità della vita in questo posto, la gente si ammala molto. Guardate, Cadme, non si capisce, io ho mia moglie che è all'ospedale. Non si capisce. E non è l'unico caso. Comunque ci sono operato nel 2001 e ora si è tornato a riprendere di nuovo. Sto qua a scuola, stasera anche trovato. Ma non è l'unico caso, ci sono altri casi. Comunque uno che muore sempre di tumore. Non lo so se era pure prima, non lo so. Però oggi come oggi i tumori... Ma lei abita in questa contrada? Sì, abita a Polvica. Lei abita a Polvica? Polvica di Nola. Polvica di San Felice. Di San Felice, ecco, lui è di San Felice. Polvica di Felice, in due province e in quattro comuni. Il comune di Roccarina, la comune a Vallato. Come abbiamo detto prima. È il comune di Roccarina, di Napoli. Invece di là è tutta provincia di Caserta. Lato però, destro, diciamo, verso la montagna. Come montagna la montagna. Come montagna la montagna. Tutto il lato dove siamo noi è Nola. Quindi qua si muore molto per tumore. Comunque i casi ci sono continuatamente, non è che si è fermata, di tumore. Ma le amministrazioni che si sono succedute in questo territorio hanno fatto uno studio sulla qualità dell'aria? No, questo non lo so. Sì, è stato fatto uno studio, come ho detto prima, di 6 mesi dell'ARPAC, le polveri sottili hanno sforato solo un paio di volte, ma il problema non sono le sottili, ma le sospese calcaree, cioè la polvere di calcare, che è tre volte...
superiore rispetto al limite. Questa è l'unica cosa critica. Esatto. Sì, ma queste polveri calcare sono state, l'ARPA certificate. Le ha certificate, ma sul sito le ha tolte dalla pubblicazione. Tu sei un giornalista di inchiesta. Io ho chiesto al dottor Onorati, quindi non sono cose che abbiamo già detto in pubblica assemblea, quindi non è niente. Dottor Onorati, come mai avete tolto gli Excel con i dati del calcare di Polvica? Abbiamo fatto, disse Onorati, una rivisitazione del sito, forse ci sarà sfuggito questo file. Allora glieli dovremmo richiedere. Sì, li abbiamo richiesto, ma non è stato ripubblicato. Glielo chiederemo un'altra volta. Se vuoi ti mando io il tabulato che scaricai all'epoca. 70 anni hanno distrutto il mondo. Io sono nato nel 46, si andava sempre scalzi, manco scalzo puoi andare, siringa, non si capisce niente più. Comunque i nostri genitori, tutti i nostri antenati, fino ai nostri genitori ci hanno lasciato un piatto d'oro, non c'è mica parlando rispetto a fare tutte cose di loro. L'hanno distrutto. Siamo stati cattivi padri. No, io ho detto fino ai nostri genitori. Fino ai vostri genitori. Noi siamo stati cattivi padri. No, non lo so. Questo, la nostra generazione. Perché, non è dipeso da noi. Plastica, là non si capisce niente. Cioè, siamo diventati noi prima quando io avevo teca ad accattare la pasta. Non compagno di colore, non di colore. Senta, lei le ramaglie e i rami degli alberi di potatura che fa? I rami? Noi prima facevamo pane, tutti facevamo i mazzetti, facevamo forno per il pane. Ma li bruciava in aperta campagna o no? No, era nel forno. Ecco, nel forno. Nel forno, nel forno. Prima noi grandi. E ora perché si appiccina all'aperto? Perché sono contadini originali, sono della domenica. Di pioppo, di nocciolo, quello non è niente, quello è quando picciano la plastica che fa male. Io tengo la terra là, io vado a pigliare, ma cazzo, vi informo che anche la legna fa male. No, sì, ve lo dico. Abbiamo fatto un po', ma nel forno che avete il camino, che c'è una si trattiene qualche particolare, ma all'aperto io dico. Che bruciano le foglie con i pesticidi in gola. Voi dite di no. Ma voi non le bruciate le foglie? Ma chi le vuole? Il vento se le porta via. Le potete mettere nel terreno, quelle concimano. In genere, questo è il nostro terreno, questo non è il mio. Però ci sono un sacco di schifezze, ti hanno da fare con la tua. Allora, se poteste avere qui il sindaco di San Felice, cosa gli direste? Facciamo qualcosa per che cosa? Il sindaco di San Felice non c'è, sarà c'è il commissario. C'è il commissario, sì. Il commissario, non c'è. Dobbiamo chiedere, se ci fosse un sindaco, cosa chiederebbe? Certo che le cose non vanno al senso giusto, perché la stessa popolazione non si adegua. Io prima a Monnezza, quando facevo, portavo la campagna. Quindi l'umido veniva rigenerato a concime. La ringrazio e tanti auguri per sua moglie. Grazie. Ho fatto una bella foto. Allora facciamo una foto da Polvica di Nola, di Roccalaino e di San Felice insieme ai volontari delle associazioni AISA e LIPU e Medici per l'Ambiente con Nino Pannella qua. Facciamo una foto, chi ce la fa?